Desmond fa parte di un gruppo americano. Facendo parte del gruppo americano abbiamo avuto accesso a dei canali diversi da quanto possono avere altre aziende, quindi abbiamo partecipato a degli studi di lavoro che si sono creati allorquando sono stati annunciati i primi vaccini. Uno dei primi vaccini è proprio questo, che viaggia a meno 70 gradi, deve essere tenuto a meno 70 gradi, e quindi c'era tutta una problematica, in quanto oggi non c'è una rete distributiva di logistica per trasportare prodotti a meno 70 gradi, non c'è nulla che viaggia a questa temperatura se non in casi veramente sporadici e limitati. Quindi, considerando quella che sarà, che è la richiesta già attuale per far arrivare questi vaccini in giro per il mondo, ovviamente ogni paese sta cercando di risolvere la questione, che è veramente seria. Qui stiamo producendo due prodotti, stiamo ultimando gli studi su due prodotti praticamente. Uno per il trasporto e stoccaggio di prodotti a meno 70 gradi, quindi in questo caso i vaccini, e un altro per il solo mantenimento e il stoccaggio dei prodotti a meno 70 gradi. Continua a generare freddo questo prodotto anche senza energia elettrica. La versione che avevamo già fatto era fino a 0 gradi, mentre quella che abbiamo elaborato per il vaccino appunto a meno 70 gradi. E stiamo appunto definendo quante ore di autonomia riusciamo ad avere. Ovviamente per il trasporto questa è una cosa molto importante, in quanto ogni ora può essere molto importante. Ognuna di queste macchine conterrà 180.000 dosi. Noi contiamo di iniziare entro il mese di gennaio, e compatibilmente con la supply chain, cioè nella misura in cui riusciamo a reperire tutti i materiali che ci servono, dovremmo riuscire a produrre tra i 50 e 100 pezzi al giorno. 100 pezzi al giorno di questi vuol dire che portano 18 milioni di vaccini. E poi abbiamo l'altro prodotto che serve per il mantenimento, e qui ne abbiamo uno in testa che serve appunto per lo stoccaggio dei prodotti a meno 70 gradi. Questo conterrà due scatole della Pfizer, ogni scatola è di 5.000 dosi, quindi 10.000 dosi.